Signori, siamo ritornati con un gioco, ma un gioco, eccolo qua. Brave Frontier con Vargas 8 stelle, mi pare. Da quanto tempo non lo accendevo, ragazzi? Quanto tempo non lo avviavo, ecco, diciamolo meglio. Mamma mia, entriamo subito. Stavolta non ci sarà nient'altro che musiche del gioco. Eccoci qua, mamma mia, 140 regali, 99 invoca, 99 social, 8 gemme, non me lo ricordavo di avere così tanto gemme. E andiamo a vedere nel box dei regali cosa ci sta. Tra l'altro, ragazzi, scusate se ho un'illuminazione abbastanza scarsa, ma mi si è fulminata la lampadina, perfetto. Ho cercato di aprire il più possibile le tende e quello che cacchio ci sta dentro questa stanza. Allora, seme di zucca, usa per creare carbone ardente a sfera di Halloween 2016. Una gemma, preparazione per evoluzioni oniriche. Parte 1, giorno 5-8, compensazione per il bilanciamento di gioco di settembre. Godi il tuo regalo giornaliero, frammento di specchio. Compensazione per interruzione, bla bla. Spirito delle Valchirie. Chiave tridente, ok, queste le conosco. Tanta roba qui. Medaglia del forestiero. Potenzia questa sfera durante la celebrazione King of Fighters, penso. Hai tempo fino al 12 agosto. Oddio. E poi vabbè ragazzi, tutta roba vecchia che già conoscevo. Vediamo cosa c'è qui. Mi hanno detto un sacco di cose. Da 3 stelle a 7 stelle garantito. Da 3 stelle a 7 stelle il portale Legacy contiene le più leggendarie unità della vecchia scuola che brillano ancora sul campo di battaglia. Da 5 stelle a 7 stelle garantito. Possibilità aumentate per Voldoga, Laila e Zeal. Evoluzione onore. Scambio 200 punti di ottenere Jack e molte altre unità. Tenta la fortuna. Io penso di fare questo perché non mi ricordo neanche l'unità. Andiamola a vedere. Mi sa che Zell Knight, signori, si può andare ad evolvere. Ditemi che è vero, vi prego. Oh, mamma. Oh, sì, che bello Zell Knight a 7 stelle, signori. Mamma mia, ci vado subito a prendere i Mecha e tutte queste cose qua. Ci vado subito. Comunque, ragazzi, se non conoscete Brave Frontier, è un gioco. È il gioco che mi ha fatto cominciare YouTube in una maniera serenissima e felice. Mi raccomando, se volete un gioco RPG molto bello a cui giocare, andate sul Play Store e scaricatelo. Brave Frontier RPG, bellissimo. Ok, qua ci sono questi materiali qua. Torniamo indietro. Che dire? Andiamo ad invoca. C'ho 159-160. Fammi togliere un'unità. Siamo qua, signori. Due evocazioni. Possibilità aumentate. Yamushin. Perché ho detto questa cosa, Yamushin? Ok, spaccati, ti prego. Sì! 5 stelle! Dai, da 5 stelle. È vero, da 5 stelle a 7 stelle garantito, lol. Chi è questa? Questa mi pare che la conosco. Non sono un'eroina, voglio aiutare tutti, quindi ti aiuterò. Rinet Focobuio. Rinet, la barra BB viene ripristinata considerevolmente dopo ogni turno. Sono rimasto molto indietro, ragazzi. Mi hanno detto che hanno messo le Omni, le 8 stelle. Quindi, chissà il Global come è andato avanti. Sta venendo i brividi solo a pensarci. Un'altra Summon, 3 stelle, vabbè, per forza 5. Vediamo un po'. Chi è questo? Sembra un quartz evoluto. È stelle combattente. Già mi piace abilità leader. Aumenta il 30% PF. PS? Mica i PF sono qualcosa di nuovo. Spero sia un bug come sempre. E difesa di tutte le unità. BB, potendo combo di 8 attacchi di terra su tutti i nemici, aumenta leggermente l'indicatore overdrive. Aumenta gradualmente la barra BB per 3 turni. Già mi inizia a piacere. Poi ce lo potenziamo. Mamma mia, 30 richieste di amicizie, più di 99 regali. Inviamo questi bei regali. Inviamo. Ecco, zanna onore. Erba verde. Il karma. Chi è che richiede il karma? Oddio santo, perfetto. Prima di far evolvere il grandioso Zell Knight e vedere tutte le caratteristiche che lo accompagnano, andiamo nel vortice. Chissà se hanno messo qualcosa. Guardiani del sapere. La foresta verde. Oddio, Jack errante. Missione personaggio. Evocazione ispirata. Cosa? Vargas. Vabbè, questi qua li conosco. Cancello la frontiera. Ok. Minchia. Missione personaggio cos'è? Fai da familiare. La fine è il principio. Gesù. Mamma mia. Ci sarà tanto da fare. Guardiani del sapere. Vabbè, conosco. La frattura.
seconda spedizione. Ah, forse la prima già l'ho fatta, anche me lo ricordo, ragazzi. Scrivete nei commenti tutte queste cose che mi sto perdendo. Mi raccomando. Ragazzi, non c'è il dungeon dei Mecha God. Quindi ci andiamo nel vortice e tentiamo di fare un dungeon. Come ad esempio la missione personale, evocazione spirito. Energia 40, battaglie 6. Strani esseri si nascondono in angoli più bui di questo cimitero. Alcuni chiedono che i loro poteri siano lì per essere acquisiti. Al fondo di questo dungeon potresti vincere potenti unità. E andiamo. Ok, mi si para già davanti agli occhi. Oddio, mi sa che Cornelius è senza sfera. Vabbè, Wisp. Fuoco fatuo pure qui. Dolce fuoco fatuo. Oh santi Dio, ma sti scheletrini che cazzo mi hanno. Hanno quasi ucciso Artù. Oddio. Facciamo così. Diamo un po' di. Anche se potevo attivare l'SBB di. Di. Come si chiama? Medina, ma non l'ho fatto. Oddio santo. Fanno malissimo questi scheletri. Vabbè. Attacchi normali e muoiono, spero, no? Mamma mia, se solo gli scheletri fanno così male. Mi immagino più davanti cosa succederà. Wisp. Vabbè, qua mettiamo in auto. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ok, vabbè, tutti gli altri livelli abbastanza semplici. Arriviamo al boss. Kranz, campione virtuoso. E non ci sta neanche la sonoria della battaglia. Sai che c'è. Sai com'è, no? Uno si aspetterebbe una battaglia epica. E vabbè, non ci sta la soundtrack. Comunque, partiamo sempre di Artù. Non mi ricordo mo i pattern che devo seguire. Sicuramente. Ah, dovevo fare parti illusi, peccato. Vabbè, Medina per ultimo sicuramente. Ok, mettiamo in due per. Ok, già abbiamo ridotto abbastanza in basso. Vediamo un po'. Ok, non fa molto male. Non fa molto male, Kranz. Perfetto. Suppongo sia abbastanza semplice. Possiamo mettere anche in auto. Oddio, no, in auto non si fa la mitigazione. Che padre, che non c'è l'SBB pronto. Aia. Ah, ok, a posto. Sta andando in auto, perfetto. Spero che poi Kranz non si evolve in qualcosa. Piano, 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 piano. Perfetto. Non attivo di nuovo navigazione. Se muoio mi sta bene. No, no, non è vero, non mi sta bene, non mi sta bene, perfetto. Faccia da solo. Kranz, perfetto. È morto? Cioè, mica si può catturare Kranz, non penso. Infatti non ho catturato niente. Vediamo un po'. Forse ci danno qualche gemma. Essenza di Kranz. Cosa cazzo è? Ricevi un gemme. Molto bene. Essenza di grazia. E ritorniamo in evocazione spirito. Ci danno delle anime. Ah. Ok. Cosa fa quell'oggetto? Questa essenza è stata assorbita da un essere potente. Riesce a percepire i frammenti di un'anima al suo interno. Colleziona queste essenze per creare l'anima di Kranz. E vabbè, corruzione, poesia, boh, chi se ne ricorda. Andiamo in missione personaggio. E la fine è il principio. Sì, proprio tu. La fine del principio battaglia 1. Facciamolo. Guest, che cazzo è? Cos'è quello? Guest, cos'è? Cos'è quel coso che ci ha accompagnato? Siamo contro destino. Che frutto particolare, non avevo mai visto nulla di simile. Sono i frutti del peccato, non crescono da dove vieni. Prima di iniziare devo ricordarti una regola importante. Vedrai i tuoi discendenti, i tuoi figli, sì. Ma anche i poteri del frutto hanno dei limiti. Stai dicendo che sto a vedere la morte dei miei discendenti. Meno male, hanno fissato il bug, scende. È un momento chiave della loro esistenza e ti permetterà di prendere una decisione perfettamente chiara. Sono morti, come hanno vissuto? Beh, iniziamo, infatti, i frutti valgono solo per 3 volte. Ricorda, avrai questi eventi nei panni dei loro assassini, seguendo ogni loro pensiero e costretto ad agire come hanno agito loro. Chi sono i fantasmi al mio fianco? Sono anche questi spiriti? Un altro potere separato dal nostro mondo, non perdiamo tempo. Ok, suppongo io debba attivare la navigazione e questa cosa fa? 2 attacchi di terra, di acqua su tutti i nemici. Riduce i danni subiti 50% per un turno. Riduce i danni da fuoco e tuono subiti. Attiva barriera d'acqua ai 2000 PS. Fortissima. Mamma mia. Vabbè, non lo sapevo. Secondo me mi fa il culo il destino. Doom. Mamma mia. Aia. Ecco il primo dei tuoi discendenti. Cacciatore Alpha Enrich, quindi c'eravate voi dietro l'uccisione degli oppositori. A causa vostra il presidente sta accusando di crimini orrendi. Quindi c'eravate voi dietro. Ah, ok. Quel volto, ma sento bisogno di parlare, non esisto. No, no, no. Ah, sì, siamo sei. Noi, è proprio il cagnaccio. Il cagnaccio? Vabbè, hanno la stessa età di Amadeus. Vabbè, non vi è abbastanza a lungo. Gesù! Spettacolare! Riduce i danni così?
I due titani, acqua e terra. Probabilmente dobbiamo sconfiggere tutte le unità. Madonna! Oh mamma! Quanto tempo ci vuole a fare una cosa del genere? Gesù! Vabbè, facciamo così. Gasolina. Ta 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 ta. Oddio. Sterminio selvaggio. Che cazzo? Non ha fatto molto male, però facciamo uno, due, Medina. Mi sto confondendo tra Medina e gasolina. Mamma mia, qua ci vogliono gli anni. Vediamo l'UBB di Nima. Ok. No! Ma dai, ma stiamo scherzando! Ferocia crescente, ci sta il debuffer questo. Rimuove l'anomalia col BB, perfetto. Questo che fa? Probabilità di far riprendere gli alleati al capo al 100% IPS, 66%. Cosa? Attiva barriera d'acqua, aumenta l'attacco relativo IPS, aumenta il numero standard di colpi. Ma che cazzo è? Ma è Gesù che... È Gesù sceso in terra questo coso. È Ge... Madonna, Gesù! I numeri di colpi normali, quindi dovrei fare solo SBB di questa, magari anche di questa. Minchia! Oh Dio! Che forza! Madonna, sta anima è fortissima, signori. Signori miei belli. Kranz, vabbè, Kranz, attacchi normali. Mamma mia, che forza! E mo si dovrebbe... Sembrava dedito la sua causa per cui la vita non ha mostrato pietà. Perché è cambiato ambiente? Ok, suppongo. Medina, Lucy, ammiraglio, bla bla. Questo, questo. E attacco. Così attacchiamo Destino. Il secondo discendente sta arrivando. Questo figlio ha un aspetto tormentato. Tu, mostro, incontro meraviglioso. Un eroe ricordo del maestro con il nostro grande lavoro. Un desiderio interessante. Vediamo se ha dato forza a livello delle tue parole. Vendetta del mentore. Gesù, ma che cazzo! Allora, tanto ci sta Nima che con l'UBB fa le sue cose, quindi è a posto. Spero che non mi sciotti la gente. Vendetta del mentore, no. No, ma che cazzo è? Ma che è? Ma mi sciotta l'unità sto coso. E basta, statti fermo. Basta. Mi ha sciottato le unità. Mi serve l'UBB di Nima subito. Mamma mia. Vabbè, Cornelius, Nima, Medina. Oh, ho sbagliato, e gasolina. Questo è fortissimo, aia. Donna, proprio forte. Ti prego, Nima. Mi serve il tuo resuscito. Basta! Fermati. Ok, facciamo così. Medina e Nima. E attacco di tutti. Dai, recupera PS. Oh, ok, sta facendo pochi danni, fortunatamente. Facendo pochi danni. Si deve caricare assolutamente l'overdrive. 1, 2, 3 e anche Medina. Flusso gelido. Oddio, ok, non sta facendo molti danni. Dai, Nima, mi serve il tuo BB. Nima, Nima, yeah. Nima, Nima, yeah. Non mi ammazzare, Cornelius! Cristo! Riduce i danni subiti 50% per un turno. Ok, a posto. Dai, che non voglio morire, dai, no. Dai, serve un BB tuo. Nima, forza, attacca Nima. Bello, buono così. Dai, dai, fermo! Ok, uno. Due, forza! Ok, perfetto. Tauto Ares, Medina. Nima, che ci mitica ancora i danni. UBB quasi pronto! Perfetto. UBB quasi pronto, ragazzi. Overdrive, mi deve far risuscitare l'unità. Gasolina ci protegge per poco. Con... Oh, perfetto! Ah, no, no, no! No, non morire, porco... Che cazzo! L'hai fatto apposta! Sì, sto cazzo che uso le gemme. Se ti arrendi ora, sì, perdo tutto. Vaffanculo. Ragazzi, è stata una bellissima battaglia. E probabilmente se ci vado con un team adeguato, magari mettendo anche la sfera a Cornelius. Vediamo se c'è. Se c'hai sfere. Ah, se c'hai sfere. Oh, che brutta. Battuta in rosa divina. Forse era per il Frontier Hunter. Se vado con il team più giusto, soprattutto le unità che mi sono uscite. Farmo, farmo e riuscirò a fare quel dungeon. Quindi penso di portare quel dungeon tra un po' di tempo. Ragazzi. Grazie mille per avermi seguito e ci si becca al prossimo video!